questa lezione vi parlerò brevemente, farò un breve excursus sulla fisica dei raggi cosmici in relazione a quello che ci servirà poi nel corso. E vi mostrerò che la fisica delle alte energie è nata come fisica dei raggi cosmici e che ancora adesso gran parte del progresso della fisica fondamentale è legato alla fisica dei raggi cosmici. Cioè, ho un eco, quindi se spegnete il vostro microfono quando dovete parlare alzate la mano. Allora, in questa trasparenza introduttiva vedete alcune immagini che sono rilevanti per il seguito di questa lezione. Questa è un'immagine del famoso volo di Hess nel 1912, al quale si attribuisce, esperimento al quale viene attribuita la scoperta dei raggi cosmici. Questo è un evento, un candidato Higgs, che adesso è molto popolare. Questo qui è la visione di un emettitore di raggi cosmici, la supernova W51, in cui si vede un acceleratore cosmico che emette particelle cariche che urtano su una nube molecolare. La nube molecolare a sua volta diventa un emettitore di raggi cosmici. Allora, comincio con una brevissima fenomenologia. Questo argomento poi verrà discusso in grande dettaglio nel seguito del corso. La Terra è bombardata da particelle subatomiche che vengono da sorgenti extraterrestri, e registriamo particelle di origine extraterrestre in un vasto range di energie fino a 10 alla 21 elettron volt, quindi dell'ordine del centinaio di Joule per singola particella. Sappiamo che le particelle di energia più bassa sotto il GeV, sotto 10 GeV, vengono prevalentemente dal Sole. In questa immagine sono mostrate in giallo. Sappiamo che le particelle di energie fra 10 alla 10 elettron volt, 10 alla 15, 10 alla 16 elettron volt, vengono prevalentemente dalla nostra galassia. Non sappiamo da dove vengono le particelle oltre i 10 alla 15 elettron volt, ma supponiamo che siano prevalentemente di origine extragalattica. In questo diagramma vedete anche il fatto che prevalentemente le particelle lo spettro di energia delle particelle cosmiche è descritto da una legge di potenza. L'esponente della legge di potenza è circa uguale a 3, a meno 3, da 10 alla 10 a 10 alla 21 elettron volt. Quindi dn su dE è proporzionale a circa proporzionale a e alla meno 3. Notate però che ci sono dei cambiamenti di pendenza, in particolare a 10 alla 16 elettron volt c'è un cambiamento di pendenza, a 10 alla 19 elettron volt c'è un altro cambiamento di pendenza. Questo cambiamento di pendenza viene chiamato ginocchio e questo viene chiamato caviglia. Se voi moltiplicate questo plot per E alla 2,5, assume proprio una struttura che potrebbe graficamente ricorda una gamba e una caviglia. Questo è il motivo di queste denominazioni storiche. I flussi, il flusso totale sopra il GeV è dell'ordine di una particella per centimetro quadrato per secondo. Il flusso al ginocchio è una particella per metro quadrato per anno. Il flusso alla caviglia è una particella per chilometro quadrato per anno. Quindi a livello della caviglia, a livello di 10 alla 19 elettron volt, qualche joule, avete bisogno per rivelare queste particelle di rivelatori molto grandi, perché avete una particella per chilometro quadrato per anno. Notate che le energie sono più grandi sia dell'energia di un fascio di LHC, sia dell'energia del centro di massa
di LHC. Sì, l'energia del centro di massa di LHC è dell'ordine di 10 tera, e l'energia del centro di massa acquista energie dell'ordine di 100 tera. Queste particelle sono prevalentemente protoni, c'è una minoranza di nuclei pesanti, neutrini, fotoni, antimateria, e questa piccola frazione di particelle è molto importante, come impareremo in questo corso. Mi sentite bene? Funziona tutto bene? Potete dire di sì se alzate la mano se sentite bene. Sentite bene, va bene. Allora, da dove viene generata questa energia, questa enorme energia? Questa enorme energia viene generata da energia gravitazionale, e all'origine di questo qui c'è il collasso di oggetti astrofisici. Sotto i 10 alla 7 GeV, quindi sotto il ginocchio, sono probabilmente oggetti galattici. Questa è una delle mie immagini preferite, un'immagine vera in raggi X della nebulosa del Granchio. Il resto della nebulosa del Granchio, il resto di una supernova esplosa nel 1054, la cui esplosione fu registrata da astronomi cinesi, e vedete al centro di questa supernova c'è un resto di supernova che è un acceleratore. È una stella di neutroni pulsa rotante, quindi una pulsa che ha un periodo dell'ordine del millisecondo, e queste sono delle onde d'urto generate dalla pulsa. E vedete delle regioni di emissione come questi getti. Ma questo è un esempio di un oggetto collassato gravitazionalmente 1.000 anni fa che continua ad emettere raggi cosmici, in questo caso raggi X e raggi gamma. Sopra il ginocchio, come avevamo detto, probabilmente questi sono gli emettitori sono extragalattici. In realtà non ne abbiamo alcuna prova, però così come questo acceleratore ha una massa di qualche massa solare e arriva fino a 10 alla 7 GeV, noi sappiamo dallo studio dei moti delle galassie, delle stelle nelle galassie, che in alcune galassie ci sono dei buchi neri centrali che hanno masse dell'ordine del miliardo di masse solari, anche 10 miliardi di masse solari. E quindi estrapoliamo questo processo a energie molto più alte. Questa non è un'immagine reale, questa è una vista d'artista di un fenomeno di questo tipo, ma scalato di un fattore 10 alla 9. Una volta che i raggi cosmici entrano nell'atmosfera, sono assorbiti dall'atmosfera e generano sciami di particelle. Questi sciami di particelle noi li possiamo misurare, i prodotti secondari dell'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera sono, ci arrivano anche a livello del mare. Dicevamo che abbiamo avuto recentemente la prova negli ultimi anni che un meccanismo di generazione di raggi cosmici nella galassia è l'interazione fra una particella carica accelerata da un acceleratore centrale, per esempio protoni che sono contenuti in abbondanza nei resti di supernove, e nubi molecolari che sono nubi anch'esse dominate da protoni. E questo processo che è schematizzato qui l'abbiamo visto all'opera in questo resto di supernova W51, in questo che si chiama IC443, in cui si vede che ci sono regioni di emissione diverse, alcune coincidenti con l'acceleratore centrale, altre con delle nubi. In più abbiamo visto in corrispondenza delle nubi molecolari la formazione di pioni neutri, che quindi indicano un processo di interazione adronica fra i protoni accelerati e le nubi molecolari. Allora, come siamo arrivati? Questa è una scoperta degli ultimi anni.
Come siamo arrivati a tutto questo? Questa lezione ripercorre brevemente la genesi di questa scoperta ed è una genesi molto interessante, tant'è vero che la Walt Disney ha prodotto un film su questa cosa. Questa è la locandina del film, vedete, c'è un sacerdote su una cupola. Il film è stato alla regia di Frank Capra, che conoscete Frank Capra, sì, il regista, quello di La vita è meravigliosa, vabbè, un regista famoso degli anni, fino agli anni 30. Va bene, qui vedete, sono un sacerdote su una cupola, vedremo che questa è una storia legata alla vera storia. Vedete che questo sacerdote tiene in mano un elettroscopio. Se volete, questo film ve lo posso anche dare, diciamo, un film per bambini, però è stato scritto da Anderson e Rossi, Anderson, premio Nobel per la scoperta dell'antiprotone nel 1936, e Bruno Rossi, uno dei più grandi fisici mai vissuti. La storia della scoperta dei raggi cosmici comincia, la storia scritta della scoperta dei raggi cosmici comincia nel 1785, quando Coulomb osserva che gli elettroscopi, questo è un elettroscopio a foglie, quindi uno strumento che registra la carica elettrica depositata qui, attraverso la separazione per repulsione elettrostatica di queste due foglioline, e Coulomb osserva che per quanto accuratamente tenti di isolare un elettroscopio, l'elettroscopio si scarica da solo. E quindi conclude che probabilmente la scarica avviene a causa dell'aria che sta dentro e non per difetti di isolamento. Colombo ha molto coraggio a fare questa affermazione con uno strumento di questo tipo. Confida molto nelle sue capacità di sperimentatore, per cui ritiene di dover segnalare che è possibile che questo fenomeno abbia una causa fisica. La cosa passa inosservata, lui la scrive nel suo memoir sull'elettricità e il magnetismo, fino a che un altro grande sperimentatore, 50 anni dopo, Faraday, ripete l'esperimento e conferma le osservazioni di Coulomb, migliorando la tecnica di isolamento. Nel 1879 Crookes fa un esperimento decisivo, fa vuoti di vari livelli, quindi varia la pressione dell'aria all'interno del vaso dell'elettroscopio, e scopre che quando la pressione è ridotta, quindi quando c'è più vuoto, la velocità di scarica diminuisce. Quindi conclude che l'agente diretto della scarica dell'elettroscopio è la ionizzazione dell'aria. A questo punto il problema è come mai l'aria è ionizzata. Nel 1896 Becquerel scopre la radioattività spontanea e nel 1898 Marie e Pierre Curie scoprono che polonio e radio generano decadimenti radioattivi. Questo dà un Nobel a Marie Curie, e Marie Curie osserva anche, Marie Curie scrive due trattati molto voluminosi sulla radioattività e la sua misura, e scopre che in presenza di materiali radioattivi gli elettroscopi si scaricano. Quindi viene utilizzato da allora in poi, l'elettroscopio viene utilizzato come strumento per misurare la radioattività, come radiometro. Quindi una causa possibile della scarica spontanea di un elettroscopio può essere la radioattività. Questa immagine è presa da un articolo del 1902 e vedete lo sperimentatore che, senza preoccuparsi troppo, avvicina una sorgente radioattiva a un elettroscopio carico e l'elettroscopio carico si scarica. Ma uno degli eroi della storia dello studio dei raggi cosmici perse un pollice nella calibrazione
Si ammalò e gli fu amputato un pollice, probabilmente per aver maneggiato incautamente sorgenti radioattive. Allora, a questo punto, se la causa della scarica dell'elettroscopio è la radioattività naturale, la domanda successiva è da dove venga questa radioattività naturale. In parte sicuramente viene dal terreno, in parte sicuramente viene dal Sole, forse in parte viene dall'atmosfera e poi ci si chiede se questa sia tutta la causa della radioattività naturale. All'inizio, l'opinione dominante era che tutta la radiazione di alta energia venisse dal terreno, perché si sapeva che in parte veniva dal terreno, quindi non c'era bisogno di invocare altre cause. Però non c'erano prove di questo, cioè, si sapeva che in parte. Oggi sappiamo che grosso modo metà della radioattività del naturale viene dal terreno. Un 20% viene dai raggi cosmici, un 30% viene da cause umane. All'inizio del XX secolo si assiste a un miglioramento degli strumenti di misura. In particolare, questi due fisici, Ester e Geiter, che erano due insegnanti di liceo, di scuola superiore, migliorano la tecnica di isolamento degli elettroscopi e migliorano la sensibilità degli elettroscopi. Gran parte degli sperimentatori useranno strumenti costruiti da Ester e Geiter. Nel 1901, per primo, Wilson, che vincerà poi il premio Nobel per la scoperta di l'invenzione di uno strumento fondamentale nella fisica dei raggi cosmici e nella fisica delle alte energie, formula una congettura secondo la quale parte dei raggi cosmici sarebbero di origine extraterrestre. Per verificare questa congettura si fa una misura in una galleria, lui era scozzese, in una miniera della Scozia, confronta la radioattività in una miniera della Scozia con la radioattività all'esterno. La sua ipotesi è che se parte della radioattività viene dall'esterno, ci sarà meno radioattività nella miniera di quanta ce ne sia fuori dalla miniera. L'esperimento è ben pensato, ma la misura è fatta male e le sue misure non consentono di concludere alcunché sulla sua ipotesi. C'è una storia interessante, questa misura del 1901 non dà un risultato positivo, però nonostante tutto Nikola Tesla lo brevetta questa idea. Allora, Nikola Tesla brevetta un motore a raggi cosmici, come vedete questo è un motore a induzione, questo è un disegno originale preso dal brevetto di Tesla, e ipotizza che le particelle che la radioattività sia causata da particelle di origine cosmica, probabilmente solare, ma anche proveniente da altri sorgenti, e che queste particelle siano particelle cariche positivamente, non particelle neutre. Questo poi sarà un lungo dibattito scientifico. Tesla è un inventore, non è un ricercatore in senso stretto. Quindi non giustifica le sue affermazioni, le formula come intuizione. Allora, ogni tanto c'è Beppe Grillo che dice che si può, almeno tempo fa c'era Beppe Grillo che diceva che ci sono delle fonti di energia che vengono ignorate, una di queste sono i raggi cosmici. Il motore a raggi cosmici di Il motore di Tesla potrebbe funzionare, però l'energia che può generare è anche a efficienza 1, è 3 joule per 10.000 raggi cosmici per secondo al metro quadro, quindi dell'ordine di 5 microwatt per metro quadro. A livello del Friuli Venezia Giulia,
l'energia solare da circa 200 watt per metro quadro. Quindi, sebbene il motore di Tesla possa funzionare, non è conveniente energeticamente. All'inizio del XX secolo vengono compiuti importanti esperimenti, quelli che poi porteranno fra il 1912 e il 1913, fra il 1911 e il 1913, alla scoperta finale dell'origine extraterrestre di parte della radiazione. Strong cominciò a studiare, a confrontare i livelli di radioattività in vari luoghi, come il suo laboratorio, il centro di una cisterna piena di acqua piovana e l'aria aperta. Come vedete, l'idea è di fare uno schermo per vedere se ci sono particelle provenienti da fuori dalla Terra. Però i risultati di Strong sono inconclusivi. Tra il 1907 e il 1908 Eve fa misure sull'Oceano Atlantico per vedere se si vede differenza tra le emissioni di radioattività dalla superficie dell'oceano e quella sulla Terra. Raccoglie una grande quantità di misure sistematiche, ma non ha alcuna conclusione. Nel 1908 Ester e Geitel sono vicini al risultato giusto, nel senso che osservano una riduzione del 28% della radioattività quando fanno una misura in una miniera di sale, quindi potrebbero concludere che circa un quinto, un quarto, un quinto della radioattività viene da sorgenti esterne, ma concludono invece che la Terra è sorgente di radiazione penetrante, ma che il sale non è radioattivo. Quindi non solo diciamo, è importante fare bene l'esperimento, ma è anche importante avere un'interpretazione con mente aperta. Questo è lo strumento un'immagine, uno strumento avanzato di un elettroscopio a foglie costruito da Ester e Geitel. In parallelo, Wilson sviluppa la camera a nebbia, che poi darà luogo alla camera a bolle. Camera a nebbia è uno strumento molto interessante e Rutherford lo chiama lo strumento più originale e più bello nella storia della scienza. La camera a nebbia contiene un gas, questo gas viene fatto espandere adiabaticamente, a questo punto è in uno stato metastabile di gas che dovrebbe essere liquido, quindi in un equilibrio metastabile. Quando una particella carica passa per il gas, lo ionizza e gli ioni fungono da nuclei di condensazione. Se si fa una foto si vede la nebbia, si vedono goccioline di nebbia, che seguono le tracce seguite dalle particelle cariche, le traiettorie delle particelle cariche. Queste Blackett, premio Nobel per la fisica, dice che le belle fotografie che sono state fatte sono tra le più belle fotografie mai registrate. L'elettroscopio non è uno strumento trasportabile. Se voi provate a prendere in mano un elettroscopio e a spostarlo, le foglioline collassano quasi immediatamente perché sono molto leggere, quindi è uno strumento instabile. La tecnica di misura viene migliorata da Theodor Wolff, un gesuita tedesco professore in Olanda e al Collegio Romano a Roma, il quale sostituisce le foglioline con due lamette di vetro metallizzato vincolate ai due estremi. Quindi a questo punto la carica, se le lamette sono cariche, cioè le lamette sono incastrate su due fermi mobili e questo funge da bilancia di precisione. Se le lamette sono cariche, si divaricano e quindi uno può osservare con un microscopio la divaricazione delle lamette. Questo è uno strumento originale di Wolff che ho avuto il piacere di toccare. Vedete qui il microscopio, qui dentro c'è la struttura
Allame. Wolf ha l'idea di misurare la possibile esistenza di una componente extraterrestre nei raggi cosmici confrontando la radioattività a terra e sulla cima della Torre Eiffel. Quindi per 2 stagioni va in vacanza a Parigi, trasporta con sé degli elettroscopi e sale sulla Torre Eiffel. Sale sulla Torre Eiffel, che all'epoca già aveva gli ascensori. Sale sulla Torre Eiffel e misura, confronta la radioattività sulla cima della Torre Eiffel con la radioattività a terra. La Torre Eiffel è alta 300 metri. All'epoca si pensava che radioattività fosse dovuta principalmente a raggi gamma. La lunghezza di attenuazione dei raggi gamma in aria è circa 300 metri e quindi Wolf ritiene di essere in grado di misurare l'attenuazione se l'origine dei raggi cosmici è terrestre. Sfortunatamente i suoi risultati non sono conclusivi perché in primo luogo l'effetto è molto più delicato perché man mano che io salgo in altitudine, da un lato la radioattività del suolo diminuisce, dall'altro la radioattività extraterrestre aumenta. Da un altro lato i raggi cosmici non sono prevalentemente raggi gamma, ma hanno lunghezze di attenuazione molto più alte. E infine il materiale di cui è fatta la Torre Eiffel è radioattivo. Quindi c'è una serie di disturbi sperimentali per cui l'esperimento di Wolf non riesce. Nonostante lui abbia il migliore strumento mai concepito fino ad allora e inventi questa nuova tecnica della misura in altitudine, l'esperimento non riesce. Non riesce e Wolf dà un'interpretazione. Dà comunque un'interpretazione dei risultati e dice che per quanto i risultati non siano chiari, confermano l'opinione che la radioattività venga dal suolo. Tra 1911 e 1912 ci sono due breakthrough che corrispondono all'uso di due nuove tecniche di misura. Una è legata a un fisico italiano che è Domenico Pacini, che ebbe la sfortuna di morire nel 1934, 2 anni prima che venisse assegnato il premio Nobel per la scoperta dei raggi cosmici. Allora, così come la scoperta del bosone di Higgs è legata a 3 autori, di cui ne verranno ricordati solo due perché uno è morto 2 anni fa, anche in questo caso l'assegnazione del premio Nobel ha fatto sì che solo S venga ricordato come scopritore dei raggi cosmici. Domenico Pacini è un meteorologo a Roma e poi diventa professore a Bari a 50 anni. Compie le sue misure da giovane tra il 1907 e il 1911, quindi a 30 anni circa. Inizia a fare delle misure sistematiche, misurando la ionizzazione a diverse altezze. Sulla superficie dell'acqua di un lago e sulla superficie dell'acqua del mare. Ha delle indicazioni fragili del fatto che la Terra non sia la sola responsabile della radiazione, perché nota delle correlazioni tra variazioni di emissioni nel tempo sul mare e sulla superficie e sulla costa. E dice, conclude quindi che nell'ipotesi che l'origine della radiazione penetrante sia solo nel suolo, non si riesce a spiegare i risultati ottenuti. Questa è un'indicazione però debole. Finalmente nel giugno del 1911 ha l'idea vincente. L'idea vincente è di immergere un elettroscopio a 3 metri di profondità, compie questa misura prima su un cacciatorpediniere a Livorno, al largo dell'Accademia Militare di Livorno, e poi nel lago di Bracciano per separare l'effetto possibile dell'acqua salata dall'acqua dolce. Oggi sappiamo che l'acqua salata e l'acqua dolce hanno livelli diversi di radioattività. E
conclude che c'è una radiazione, c'è una riduzione significativa del 20% a 4,3 deviazioni standard della radioattività. Questa è la sua pubblicazione, che come vedete è in italiano, e si vede questa radiazione che corrisponde a circa 2 ioni di, per centimetro quadro per secondo, che è una misura molto corretta. Oggi sappiamo che è una misura molto corretta. Il Pacini scrive, qui potevo scriverlo in italiano, ma che la spiegazione sembra essere che data che la radiazione che venga da fuori sia assorbita quando l'apparato è immerso. Ma questo è un risultato molto importante anche perché introduce la tecnica di misurazione subacquea dei raggi cosmici, che viene utilizzata anche oggi da molti esperimenti. E quindi Pacini conclude in corsivo che c'è una causa di ionizzazione misurabile nell'atmosfera che origina da radiazione penetrante indipendente dalla azione diretta di sostanze radioattive nel terreno. Perché dice anche che se la radiazione fosse del tipo conosciuto, non riuscirebbe a penetrare attraverso 3 metri di acqua. Questi sono gli strumenti di Pacini. Pacini usa un elettroscopio di Wolf isolato. Oggi la misura è molto semplice da compiere. Se volete possiamo anche farla. Io sto cercando di trovare qualcuno che voglia farla, ma l'ho già fatta con degli studenti in un lago vicino a Pisa. La misura si può fare con qualche centinaio di euro, con uno strumento semplice. Se volete lo compriamo e facciamo questa misura. A Pacini richiese 10 giorni, la misura oggi si può fare in un'ora o due. E questa è la strumentazione, un galleggiante che vedete qui di fabbricazione cinese, lo vedete qui dalla scritta. Questo è un filo e qui c'è un contatore Geiger appeso in una camera stagna con un piombino. Allora, un'idea per verificare l'origine extraterrestre è misurare la diminuzione di radioattività quando si immerge un misuratore di radioattività in acqua. L'altra idea è di misurare un possibile aumento di radioattività quando si sale in quota. E questa è l'idea di Wolf, ma fatta meglio. L'idea di effettuare misure in mongolfiera era un'idea che era già stata usata. Gay Lussac e Biot avevano volato fino a 6.400 metri nel 1804 per studiare la legge per verificare la legge dei gas di Warren RT. In questa immagine, è un disegno, e quindi si vedono Gay Lussac e Biot con uno strumento di misura. In realtà, volando fino a 6.000 metri, erano molto giovani quando fecero questa misura, però non immagino che fossero così tranquilli, e immagino che essendo l'aria rarefatta siano stati un po' più preoccupati. Qui devo dire che non solo ho provato a fare la misura di Pacini, anzi ho provato a far fare degli studi della misura di Pacini riuscendoci, ho provato anche a rifare una misura della radioattività in mongolfiera non riuscendoci. Invece la misura in mongolfiera è più difficile, ho degli amici che sono riusciti a farlo. Allora, Göckel, svizzero-tedesco, è il primo che tenta la misura della radioattività in alta quota in mongolfiera, arriva fino a 4.000 metri, ma misura fino a 3.000 metri e trova che la ionizzazione non aumenta con l'altitudine. Scrive l'articolo in cui comunica i suoi risultati. In questo articolo inventa il nome cosmische Strahlung, radiazione cosmica, che è il termine usato ancora oggi, cosmic rays. Ecco, questo invece è Hess, la persona a cui l'esperimento riesce, quindi Hess riuscirà a misurare l'aumento dei raggi di radiazione di radioattività in quota. Questo è Hess con i suoi collaboratori all'Istituto di Fisica di Vienna.
E come vedete, all'Istituto di Fisica di Vienna si beveva, ma non troppo. L'esperimento di Hess è un esperimento mirabile non solo per il risultato, ma anche perché ha una preparazione accuratissima. Cioè, prima di fare l'esperimento, Hess calibra, studia tre tipi diversi di elettroscopi con schermature diverse per separare i tipi di radiazione noti all'epoca, alfa, beta e gamma. Misura le costanti di attenuazione, cioè la probabilità di interazione di raggi gamma, alfa e beta, con alta precisione, e comincia a preparare il suo esperimento facendo nel 1911 due ascensioni fino a 1300 metri. Non trova alcun effetto. In questi esperimenti aveva a disposizione tre elettroscopi di Wolf con incapsulati in capsule di zinco di spessori diversi. Nell'agosto del 1000, tra l'altro, Hess fa anche un volo vicino a Trieste nel 1913 con un pallone dell'Aeroclub di Trieste. Tra l'aprile del 1912 e l'agosto del 1912 Hess fa sette voli e nell'agosto, il 7 agosto del 1912, arriva a un'altitudine di 5.200 metri e trova che l'ionizzazione dapprima non aumenta, forse passa per un minimo, e poi aumenta considerevolmente con l'altezza. Questi sono due dei tre elettroscopi, il terzo si rompe. Conclude quindi che la causa dell'ionizzazione è in parte legata a soggetti extraterrestri. L'unico modo di spiegare questo aumento è che la causa dell'ionizzazione sia in parte extraterrestre, almeno questa causa qui. Come vedete, c'è un aumento di un fattore 3 dell'ionizzazione quando sale a 5.200 metri. Ecco, c'è da dire che non è banale arrivare a 5.200 metri. Con alcuni amici, il 7 agosto del 2012, un anno fa, avevamo affittato un pallone, ci abbiamo messo degli strumenti, ma non siamo riusciti ad arrivare a più di 1.200 metri. Un fisico tedesco ancora più giovane, Kohlhorster, nel 1913 e 1914 arriva fino a 9.000 metri di altitudine, una cosa molto difficile, e misura questo spettacolare aumento della radioattività con l'altezza. Quindi, se questi in nero sono, prima riproduce i risultati di Hess fino a 5.000 metri, arriva fino a 6.000 metri, e poi nel 14 arriva fino a. Mi sentite? Mi Sì, sentite? un po' scattico, lo sentiamo. Va bene. Allora, finalmente nel 1914 Kohlhorster arriva fino a 9.200 metri di altitudine e a questo punto, come vedete, l'evidenza di un'origine extraterrestre è al di là di ogni ragionevole dubbio. Kohlhorster conclude anche che il coefficiente di qualcosa non torna, cioè il coefficiente di assorbimento di questa radiazione è 8 volte più piccolo del coefficiente di assorbimento dei raggi gamma. Quindi in qualche modo fa l'ipotesi che la radiazione extraterrestre non sia dovuta a raggi gamma, però questa nota contenuta nel suo articolo viene ignorata sia da lui sia dai lettori. C'è anche da dire che l'esperimento finale di Kohlhorster è compiuto il 28 giugno del 14, che è una data importante per l'Austria-Ungheria e per la Germania, perché è la data dell'assassinio del principe ereditario e quindi è l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Quindi a quel punto la gente ha poco tempo per pensare alla fisica dei raggi cosmici, alla fisica in generale.
Quindi niente avviene fino alla fine della prima guerra mondiale. Durante la prima guerra mondiale e subito dopo la prima guerra mondiale ci furono poche indagini scientifiche. Coleostro migliorò il suo apparato e fece misure nel 23 che confermarono le sue misure precedenti, però altri scienziati con nuovi elettrometri conclusero che la ionizzazione era legata a elementi radioattivi nell'atmosfera. Dopo la guerra emerge l'astro scientifico degli Stati Uniti, in particolare Millikan e Bowen sviluppano un elettrometro piccolo, di 200, leggero da 200 metri, che mandano in voli su pallone senza esseri umani, quindi palloni senza pilota a bordo. Questi trasmettono con la tecnologia di trasmissione dei dati che era stata sviluppata durante la guerra. Siccome non conoscono il fatto che c'è un effetto geomagnetico sui raggi cosmici, questo viene scoperto più tardi, trovano dei risultati in contraddizione con quelli di Colostor e concludono che la radiazione penetrante è di origine terrestre. Quindi, arrivano alla conclusione che smentisce il risultato sperimentale corretto trovato da S. Coloster prima. Ci vogliono parecchi anni prima che Millikan e Cameron concludano che gli esperimenti di Wolf, Göckel, Pacini e S. erano corretti coniano il nome in inglese Cosmic Rays, copiando probabilmente il nome Cosmic Astronaut. Si noti che Millikan era molto avaro di citazioni. Nel suo articolo conclusivo non cita né Wolf, né Gödel, né Pacini, né Hess. D'altra parte, Millikan è molto abile a gestire la comunicazione con i mezzi di comunicazione di massa e anche la copertina di Time. In qualche modo, il suo atteggiamento è piratesco nei confronti delle pubblicazioni precedenti. All'epoca le comunicazioni erano molto lente, non c'era internet, e quindi il furto riesce. Il furto riesce. Millikan, almeno per una decina di anni, il furto riesce. Millikan era molto abile nel prendere i meriti degli altri, anche dei grandi meriti scientifici di suo, però diciamo, una delle frasi che venivano utilizzate della sua università era che Jesus saves and Millikan takes the credit. Però vedete che Millikan, in una sua pubblicazione, chiama i raggi cosmici Millikan or Cosmic Rays, questa è una sua immagine. Notate che li identifica con raggi gamma e pubblica questa figura che ci sono i raggi X, poi i raggi del radio. Probabilmente niente raggi in questa regione e poi i raggi di Millikan. Quindi una visione molto originale intuisce che i raggi cosmici abbiano energia più alta dei raggi X. E questo è il suo modo di comunicare, in cui dice che vedete, we saw that, dice che prima fa delle misure sulle montagne e poi ha un'intuizione. L'intuizione è che si possa mettere un elettroscopio in profondità in un lago di montagna e questo lo scherma dall'esterno. Allora, evidentemente questa non è un'idea sua, però la pubblica come un'intuizione originale. Berbiz e Coloster vengono a conoscenza di questa pubblicazione, scrivono un articolo in Europa che sottolinea la loro priorità nell'idea del volo in mongolfiera. C'è da notare che Wolf e Pacini non reagiscono invece. Eccolo qui. Questo è
Questo articolo Hess dice che il lavoro di Milliken è solo una conferma dei risultati di Göckel, Hess stesso e Colloster. Anche Hess è scorretto nei confronti di Pacini e di Wolff. E questa scorrettezza è documentata da uno scambio di lettere fra Pacini e Hess in cui Essi lamenta di non essere stato citato e alla fine, scusate, qui Pacini lamenta di non essere stato citato e alla fine Es ammette che Pacini ha la priorità nell'aver affermato che la radiazione, i raggi cosmici sono una componente extraterrestre di 2 ioni per centimetro cubo per secondo. Però Es è stato il primo a dimostrare che questa radiazione non solo è non terrestre, ma è extraterrestre. Quindi ha fatto la misura diretta. Va bene, dopo queste polemiche sulla scoperta, la scienza progredisce, in particolare uno dei successivi studi è volto a scoprire se i raggi cosmici siano carichi o neutri. Si credeva che la radiazione cosmica fosse una radiazione gamma perché all'epoca erano note solo tre radiazioni, alfa, beta e gamma, la gamma era più penetrante. Non era nota la capacità, la lunghezza di interazione delle particelle cariche relativistiche, che discuteremo nella prossima lezione. Durante alcuni viaggi fra Giava e Genova e Giava e Amsterdam, il fisico olandese Clay accidentalmente scoprì. Clay portava con sé un elettroscopio e, misurando i flussi raggi cosmici, scoprì accidentalmente che il flusso misurato in vari periodi dipendeva sempre e comunque dalla latitudine. E quindi correlò questa dipendenza con l'effetto del campo magnetico e quindi concluse che i raggi cosmici erano prevalentemente carichi. Questo poi venne confermato da altri scienziati, in particolare Compton con 60 assistenti, fece una survey del flusso di raggi cosmici in nave in vari punti dell'oceano. Quindi questo è il primo esperimento di massa. Oggi gli esperimenti di massa vengono firmati da tutti quelli che collaborano. Per esempio, i due articoli sperimentali che pubblicano l'evidenza sperimentale di una particella compatibile col bosone di Higgs hanno 3.000 firme ciascuno. Tra queste firme c'è gente che ha dato veramente un contributo marginale. La persona che ha misurato le proprietà ottiche del vetro che compone il calorimetro di un esperimento, firma l'articolo scientifico. Invece all'epoca dei 60 collaboratori i 60 collaboratori di Compton non firmarono l'articolo, solo chi aveva l'idea all'epoca firmava l'articolo. Quindi questo esperimento conclude che i raggi tra 1927 e 1928 è chiaro che i raggi cosmici sono prevalentemente carichi e quindi l'ipotesi che siano raggi gamma cade. Oggi sappiamo che la frazione di raggi gamma è dell'ordine di 10 alla meno 4. Nonostante ciò, vedete, i fantastici 4 pensano che siano dei raggi gamma e che facciano tac-tac-tac quando urtano sulla loro astronave. Come sapete, i fantastici 4 hanno preso il loro potere dai raggi cosmici, lo sapevate questo, sì. Quindi vedete qui, dice: "They are penetrating the ship, our shielding is not strong enough, but I don't feel anything. Naturally, they are only rays of light. You can't feel them, but they affect you just the same." Infatti poi questi quattro diventano diversi dopo questo bombardamento con i raggi cosmici. Nel frattempo i contatori Geiger entrano in scena. Contatore Geiger è uno strumento ancora più trasportabile
perché dà una risposta elettrica, quindi si possono costruire delle coincidenze per misurare la direzione delle particelle. Le misure sono più facili, come dice Beppe Occhialini, uno dei padri della fisica dei raggi cosmici, il contatore Geiger-Müller era come la Colt nel Far West, uno strumento poco caro che tutti potevano usare nella loro strada verso una dura frontiera. E Compton, nella sua survey del flusso dei raggi cosmici, usa dei contatori Geiger. Questi sono i punti in cui Compton fa la sua survey. Questa è una nota in un'intervista con Bruno Rossi, e Bruno Rossi dice che lui è introdotto alla fisica dei raggi cosmici dall'articolo di Botta e Colester sulla costruzione di coincidenze fra contatori Geiger. Bruno Rossi è la persona che introduce in questo settore lo studio di coincidenze fra raggi cosmici. E Rossi dimostra con un esperimento di coincidenza di tre contatori progettato insieme a Werner Heisenberg che i raggi cosmici possono penetrare attraverso un metro di piombo. Inoltre ha un'idea di un esperimento per misurare se i raggi cosmici siano prevalentemente positivi o prevalentemente negativi, è un po' ingenuo nel senso che pubblica l'idea dell'esperimento prima di realizzare l'esperimento, quindi Alvarez e Compton e Johnson compiono l'esperimento qualche mese prima di lui, dalla prevalenza di flussi raggi cosmici da ovest rispetto al flusso da est, conclude che prevalentemente hanno una carica positiva. Inoltre, durante questo esperimento, scopre che i raggi cosmici generano sciami di particelle. Anche in questo caso pubblica il suo risultato solo in italiano, quindi il risultato per lungo tempo viene attribuito a Auger, che lo pubblica in inglese. Ah no, Auger lo pubblica prima in francese e poi in inglese. Nel frattempo c'è anche un grosso progresso teorico. Zwicky nel 1931, sto cercando di formulare una congettura, questa è Zwicky, fanno una congettura che secondo la quale le stelle massicce finiscono la loro vita in esplosioni che in implosioni ed esplosioni, chiama questa esplosione supernove. Il termine viene dal termine stella nova, che era un termine introdotto da Galileo Galilei, che pensava che queste esplosioni fossero legate alla generazione di nuove stelle, invece oggi sappiamo che sono legate alla morte di stelle, e che le esplosioni di supernove producessero raggi cosmici e lasciassero dietro di sé una stella di neutroni, un condensato di neutroni. Allora, questo è il filmato relativo alla foto che vi avevo mostrato prima. Non so se si riesce a vedere un filmato qui, vediamo se funziona. Ecco, questo è un filmato in cui vedete varie immagini della nube attorno alla nebulosa del granchio, in cui si vede la formazione di onde d'urto attraverso il resto della supernova. All'epoca non c'erano questi strumenti, quindi era solo una congettura.
Quindi negli anni 30 è evidente che ci sono delle sorgenti astrofisiche che producono proiettili di alta energia che entrano nell'atmosfera. A questo punto diventa ovvio studiare la natura di questi proiettili e poi utilizzarli come particelle, come strumenti per investigare la natura della materia. Questo sì, è un remake dell'esperimento di Rutherford. Abbiamo visto nella prima lezione l'esperimento di Rutherford. Qui queste particelle hanno energie molto più alte delle particelle alfa utilizzate da Rutherford, e questo inizia la fisica delle particelle. La fisica delle particelle comincia con i raggi cosmici. All'epoca, nel 1930, gli acceleratori di particelle non esistevano, esistevano o i cosiddetti radiatori, quindi come gli emettitori di particelle alfa utilizzati da Rutherford, oppure i raggi cosmici. Ben presto c'è un grande successo dalla fisica dei raggi cosmici. L'interpretazione di Weyl dell'equazione di Dirac era che esistessero per ogni particella di materia, per ogni fermione, un corrispettivo antifermione, e Anderson nel 1932, in un'immagine di camera a nebbia, trova l'antielettrone, trova una particella di massa compatibile con la massa dell'elettrone, la massa legata alla densità delle bolle, ma di carica opposta. Vedete, si può capire, questa è una camera a nebbia con un setto di piombo in mezzo, quindi si può capire il verso di questa particella dal fatto che perde energia quando collide con il setto, quindi questa particella viene dal basso, quindi vuol dire che non è una particella, non è un raggio cosmico primario. Dalla curvatura si desume la carica. Dopo che fu pubblicata questa scoperta da Anderson, molti altri scienziati dissero che avevano scoperto prima l'esistenza di queste particelle, ma non se ne erano accorti. Quindi trovarono nei loro appunti delle note in cui avevano osservato questo tipo di particelle e si chiedevano perché queste particelle ci fossero. Quindi Anderson è il primo che ha il coraggio di interpretare questa particella come una particella di antimateria. Questo fa sì che venga assegnato il premio Nobel a Hess e a Anderson. Questo è Anderson, questo è Hess. Nella lettera in cui Compton propone Anderson e Hess, Compton dice che gli sembra che sia arrivato il momento di assegnare un Nobel per la scoperta dei raggi cosmici che hanno dimostrato non solo di essere di origine extraterrestre, ma anche di essere gli strumenti di prima importanza per la fisica. Se guardate le nomination per il premio Nobel del 1936, molti più scienziati avevano nominato Anderson di quanti avessero nominato Hess. Quindi la scoperta dei raggi cosmici era ritenuta meno importante della scoperta dell'antielettrone nei raggi cosmici. Una curiosità, Occhialini fu nominato moltissime volte per il premio Nobel, ma non lo vinse mai. Le nomination per il premio Nobel diventano pubbliche solo se più vecchie di 50 anni, quindi non sappiamo. Tutti quelli che vi dicono sono stato nominato per il premio Nobel mentono, perché le nomination sono note solo dopo 50 anni. Va bene, subito dopo comincia la stagione d'oro della fisica delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, e è una stagione d'oro legata ai raggi cosmici. Nel 1937 viene scoperto il muone, che viene scambiato per il pione. Nel 1947 viene scoperto il pione, che era stato predetto da Yukawa nel 1935, come abbiamo visto, come mediatore delle interazioni forti.
Nel 47 viene scoperta la prima particella strana, nel 51 è il primo barione strano, tra il 52 e il 54 viene scoperta la violazione di parità da parte della collaborazione G-STAC, che è tra l'altro la prima collaborazione che funziona come le moderne collaborazioni di fisica dell'alta energia, che funzionano più come delle piccole industrie che come... non è una cosa negativa, ma sono delle vere e proprie collaborazioni in cui tutti i collaboratori hanno lo stesso peso. Indipendentemente dal fatto che uno sia il capo e l'altro sia un esecutore, nelle moderne collaborazioni tutti poi a livello di pubblicazione hanno lo stesso peso. Però ci sta anche la prima collaborazione in cui della trentina, quarantina di collaborazioni di che ne fanno parte, il peso di Amaldi è lo stesso del peso di del laureando Livio Scarsi, che poi diventerà un grande professore a sua volta. La fisica dei raggi cosmici costa poco e questo è importante per le condizioni post-belliche dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50 comincia anche a crescere la stella degli acceleratori. Quindi gli scienziati cominciano a costruire gli acceleratori di particelle che competono dal punto di vista delle scoperte fondamentali con i raggi cosmici. Nel 52 voi avete visto il particle data book come adesso, nel 52 questo era il particle data book, si conosceva una decina di particelle, quindi il particle data book stava in una pagina sola. Nel 49 Fermi riesce a trovare un modo, riesce a spiegare la congettura di Zwicky, riesce a spiegare la congettura di Zwicky, questi sono gli appunti di Fermi, e sostanzialmente Fermi dimostra che se una particella ha un moto casuale all'interno di un'onda d'urto, il numero di accelerazioni di urti che la accelerano è maggiore del numero di urti che la rallentano, e riesce a spiegare l'emissione di particelle. Questi sono gli appunti originali di Fermi. Fermi era molto intuitivo, una pagina fa la dimostrazione e dopo pubblica questo articolo fondamentale nel 49. In più Fermi calcola, all'epoca si discuteva se utilizzare i raggi cosmici o gli acceleratori per lo studio della fisica fondamentale. Fermi progetta un acceleratore che chiama l'acceleratore massimo, oggi lo chiamiamo acceleratore massimo di Fermi, in cui viene costruito un acceleratore sul meridiano massimo terrestre. Fermi calcola che l'energia massima possibile per questo acceleratore sia di circa 5.000 TeV, che l'acceleratore verrà costruito nel 2010 e che costerà qualche centinaio di miliardi di dollari. Allora, attualmente LHC, che è l'acceleratore più grande, ha un'energia di una decina di TeV, tuttavia nessuno pensa di costruire un acceleratore grande quanto tutta la superficie terrestre, quanto tutto il meridiano terrestre, anche perché probabilmente non verrebbe accettato per motivi di radioattività residua, ma nessuno neanche pensa di investire qualche centinaio di miliardi di dollari nella costruzione di un acceleratore, perché il costo stesso di quel centinaio di miliardi di dollari un acceleratore, perché il costo stesso di LHC è dell'ordine della decina di miliardi di dollari. Quindi Fermi pensava che gli esseri umani avrebbero messo a disposizione la scienza delle cifre più alte di quelle che mettono a disposizione. L'ultimo grande congresso in cui i fisici dei raggi cosmici vengono rappresentati e i fisici degli acceleratori no, si svolge nel 1953 a Bagnères de Bigorre. Questi sono i partecipanti, ci sono anche Heisenberg e Rossi.
E alla fine l'organizzatore del congresso conclude che la tecnologia degli acceleratori è diventata competitiva, più competitiva di quella dei raggi cosmici per le scoperte fondamentali. E conclude il congresso dicendo che è necessario passare alla fisica degli acceleratori, però anche se il futuro della fisica fondamentale dipende principalmente dalle macchine acceleratrici, ci saranno comunque alcuni fenomeni molto rari, per cui le energie sono molto più grandi, che saranno riservate allo studio dei raggi cosmici. Questo fa sì che ancora adesso nella costituzione del CERN ci sia lo studio dei raggi cosmici e il CERN ospiti ancora degli esperimenti di fisica dei raggi cosmici. Quali sono le scoperte di fisica fondamentale legate alla fisica dei raggi cosmici che si sono compiute negli ultimi anni? Beh, possiamo citare la scoperta del Cosmic Microwave Background nel 64, la scoperta dell'emissione di raggi X da parte di sorgenti extraterrestri, la scoperta dell'emissione di raggi gamma da sorgenti extraterrestri. Questa è una mappa delle sorgenti gamma di altissima energia, oltre i 100 adesso se ne conoscono circa 150, l'osservazione di particelle di energie altissime da raggi cosmici oltre il Joule. Nel 66 viene dimostrato che l'interazione dei raggi cosmici con la radiazione di fondo impone un limite massimo a circa 10 alla 21 elettronvolt per i raggi cosmici che arrivano sulla Terra, questo lo vedremo quantitativamente. E attualmente ci sono scoperte importanti, soprattutto dai rivelatori gamma, dai rivelatori di grandissimi rivelatori di raggi cosmici. Come abbiamo detto, oltre la caviglia abbiamo una particella per chilometro quadro all'anno, quindi abbiamo bisogno di rivelatori molto grandi, e dai rivelatori di neutrini. Una delle scoperte più recenti, più importanti nella fisica delle particelle, legata a questo rivelatore si chiama Super Kamiokande. Qui vedete il rivelatore è una piscina piena di acqua, strumentata con rivelatori dentro una miniera. Vedete qui alcuni fisici. Per dare un'idea di quanto è grande la piscina, e questo esperimento dimostrò che il neutrino ha una massa non nulla, che è una delle scoperte più importanti recenti. Questo vi dà l'idea della grandezza del rivelatore Auger, che occupa una superficie in Argentina pari circa a metà di 3.000 km quadrati, quindi grosso modo la provincia, per citare una provincia neutra, Pordenone sono 2.000 km quadrati circa di superficie, tutta la provincia. E poi ci sono dei rivelatori nello spazio, uno è lo spettrometro magnetico alfa che è sulla stazione spaziale che misura raggi cosmici, questo lo vedremo in dettaglio. Questa è la stazione spaziale, che è grande quanto un campo da calcio, e qui vedete lo spettrometro magnetico alfa sulla stazione spaziale. Questa foto è presa da un satellite che passava sopra la stazione spaziale. Sapete che potete vedere la stazione spaziale? Ci sono in rete dei siti che vi dicono quando passa sopra la vostra testa, e si vede, cioè si vede passare. E poi ci sono questi esperimenti a terra, questo è MAGIC, ma scusate, questo è un altro satellite che si chiama Fermi. Fermi è il più grande satellite per la rivelazione di raggi gamma ed ha una superficie di 1,7 per 1,7 metri quadrati. E per il 15% è stato costruito a Cormos, quindi è un oggetto della NASA che però ha un'origine nel Friuli Venezia Giulia.
Questo è Magic, questo è il futuro rivelatore gamma che stiamo costruendo adesso. Questa è la conclusione sulla storia dei raggi cosmici. Quindi la fisica delle alte energie nasce come fisica dei raggi cosmici e ancora adesso i raggi cosmici sono una delle chiavi di volta nella comprensione della fisica fondamentale. Io sono convinto che dopo la scoperta del bosone di Higgs, tutte le scoperte successive fondamentali saranno nella fisica dei raggi cosmici. Quindi questo è uno dei motivi per cui una comunità sempre maggiore di fisici si sta spostando dalla fisica degli acceleratori alla fisica dei raggi cosmici. La storia dei raggi cosmici non è molto nota perché in origine è una storia di 100 anni fa e quindi è nata in un periodo in cui le lotte politiche fra vari stati tendevano a riscrivere la storia della scienza. In particolare gli statunitensi hanno riscritto la storia della scienza in un modo molto centrato sul loro contributo. Va bene, concludo, queste sono le conclusioni. Volevo prima mettere in fine tre trasparenze che ci fanno un pochino pensare. Allora, i raggi cosmici sono una sorgente di radioattività, però costituiscono il 20%, come detto, della radioattività naturale. Quindi non sono direttamente una sorgente di pericolo, tranne che per esempio i piloti di linea oppure gli astronauti. Allora, questo vedete, i Fantastici 4, prima di fare la loro missione, questo è quello che poi diventa tutto la roccia. Allora, ecco, vedete che i Fantastici 4 si ponevano questo problema della radioattività. Ancora adesso, uno dei motivi per cui il viaggio umano su Marte non viene fatto è che i limiti di radioattività sono molto oltre i limiti concessi dalla legge. Allora, un lavoratore, questa unità misura il livello biologico della radiazione. Allora, il limite massimo concesso a ogni lavoratore è 20 millisievert per anno. Ma come vedete, già gli astronauti della stazione spaziale hanno una dose di radiazione che è 4 volte la massima radiazione che viene concessa a un lavoratore. Loro firmano un documento e mi dicono, va bene, accetto questo rischio. È comunque un rischio. Però l'astronave Curiosity ha misurato che un transito attorno a Marte imporrebbe livelli di radioattività molto superiori ai limiti massimi concessi, non solo concessi dalla legislazione, ma anche compatibili con la salute. Però se pensate che un viaggio su Marte dura probabilmente un anno fra andata e ritorno, più di un anno fra andata e ritorno, allora vedete che facilmente si passano dei limiti letali di radiazione, soprattutto se ci sono delle tempeste. Va bene, e chiudo raccomandandovi un buon libro che ho scritto io, ma lo trovate in biblioteca, quindi non dovete comprarlo, lo trovate in biblioteca. Ha venduto benissimo, quindi non ho bisogno di fare pubblicità. Allora, qui vedete alcuni altri aspetti curiosi, nel senso che in realtà i raggi cosmici probabilmente sono anche l'origine della vita, nel senso che il carbonio ha un'origine extraterrestre, come sapete. Il carbonio non è molto comune sulla Terra. Sulla Terra è più comune il silicio tra gli elementi tetravalenti, però noi non siamo fatti di silicio. Quindi è probabile che noi veniamo da fuori. E la formazione di alcune sequenze fondamentali per la vita sono attivate da raggi cosmici. A Trieste c'è un professore di astrobiologia abbastanza famoso all'ICTP, e se vi capita andate a qualche sua conferenza, se non mi ricordo più il suo nome, ha scritto un libro fondamentale di astrobiologia, quindi potete
vedere qualcosa di interessante. Questo conclude la lezione di oggi. Questo libro lo trovate in biblioteca sia a Udine sia a Trieste, quindi leggetelo, divertitevi. Ci sono domande? Voglio lo screenshot. Domande? No. Allora, ci vediamo martedì prossimo, io giovedì non ci sono. Ah, ok. Martedì prossimo. Bene, Arrivederci. ecco. Arrivederci.